te. Coraggio. Allora, riassunto delle puntate precedenti. Allora, iniziamo con immagine, quella ce l'abbiamo, ok? Esercizio 1, immagine, poi abbiamo fatto dominio, possibilità, quindi dominio, segno della funzione e limite elementare. Dopodiché ci siamo resi conto che per poter disegnare il grafico di una funzione ci serviva uno strumento particolare, e cioè uno strumento che ci permettesse di capire se una funzione era crescente o decrescente in un intorno. E abbiamo introdotto la settimana scorsa, mercoledì, il concetto di derivata. Abbiamo visto che, ripetendo sempre il solito ragionamento, da un lato andiamo ad introdurre le derivate di alcune funzioni elementari, dall'altro lato andiamo invece a introdurre delle regole, sono quello che ci occuperà la maggior parte delle lezioni di oggi, che ci permettono di operare sulle funzioni complesse per ridurre a derivate di funzioni elementari. Vi ricordo le derivate delle funzioni che abbiamo visto finora, e cioè quelle che io ho chiamato i blocchetti Lego. Abbiamo visto che la derivata fatta rispetto a x di x alla n è uguale a n volte x alla n meno 1, e questo vale per ogni n, attenzione, appartenente a q, ok? Mi piacerebbe un po' più grande, soprattutto non doppio, se possibile. Eccola. Poi abbiamo visto che la derivata fatta rispetto a x di e alla x e ancora e alla x, questo non l'abbiamo dimostrata, ok? Così come non abbiamo dimostrato tutti i dettagli neppure di quella sopra, però queste due diciamo che sono le due principali che possiamo utilizzare. Ti faccio notare che nella prima, all'interno della prima, ci sono ad esempio le derivate della funzione radice quadrata, che possiamo scrivere come derivata fatta rispetto a x di x alla 1/2, e cioè 1/2 x alla 1/2 meno 1, e cioè meno 1/2, ovvero 1 fratto 2 x alla 1/2, e quindi 1 fratto 2 radice di x. Quindi attenzione, il primo è una formula estremamente valida che ci permette di trovare un sacco di informazioni. Allora, non è corretto, ma ad esempio nella prima, mettendo n uguale a 0, otterreste che la derivata di 1 fa, c'è vita sull'universo? 0. Ok, vedete? Non è corretto che sappiamo che la derivata di una costante, inserendo all'interno della porta incrementale, ci viene 0, punto. Un attimo che ve lo dimostro, perché così ci credete di più. Allora, e così ci ripassiamo un attimo anche, in un caso facile, il rapporto incrementale. Allora, f di x uguale ad L per ogni x appartenente ad R. Questa è una funzione costante, vale costantemente L, ok? Se mi faccio il grafico, questa funzione è fatta così, L, x e y. Che è il rapporto incrementale? Allora, abbiamo detto che la funzione derivata, che abbiamo chiamato f' di x, non è altro che il limite del rapporto incrementale di f di x più h meno f di x fratto h, e cioè per ogni x appartenente al dominio della funzione per cui questo limite, il limite del rapporto incrementale, esiste finito, allora possiamo definire la funzione derivata e la chiamiamo f' di x. Questo era un pezzo della lezione dell'altra volta. Torna? Ok, ma guardate, nel nostro caso, limite per h che tende a 0 di, adesso, chi è
f di x più h, sapendo che f di x è la funzione che vale costantemente l? L. E chi sarà f di x? Suo fratello L. Quindi questo è il limite per h che tende a 0 di 0 fratto h. Domanda: questa è una forma indeterminata? Però è uno 0 su 0? È una forma indeterminata o no? Però x per h tende a 0, la volete? Va bene? Perfetto, l'ho detto giusto, benissimo, l'ho detto benissimo, lo ripeto, ma è esattamente quello che ha detto lui, è corretto. E cioè, guardate quella lì come frazione. Quella lì è una frazione in cui il numeratore è 0 e il denominatore è un numero generalmente diverso da 0, perché h tende a 0, non è 0. Attenti a non fare confusione. Una forma indeterminata 0 su 0, quando è che ce l'abbiamo? Quando il numeratore e il denominatore sono funzioni che contemporaneamente tendono a 0. Mentre qui il numeratore è già 0, quindi questa frazione è sempre 0 e quindi il risultato è 0. La derivata di una funzione costante vale sempre 0. Ci siete? Potevamo vederla come un'estensione, se volete, di quella formula lì che ci dice la derivata fatta rispetto a x di, se qui al posto di n metto 0, mi verrebbe la derivata di 1, e quindi la funzione che vale costantemente 1. La derivata di 1 è 0, se volete, per x alla meno 1, ma 0 per qualsiasi numero fa 0. Ok? Estensione della formula che vale anche in questo caso qui. Mi avete seguito? È molto più facile ricordarsi che la derivata di qualsiasi costante vale 0. Guardate sempre con aria inquieta quando fate queste robe. Allora, partendo da queste tre, queste poche osservazioni, adesso ci costruiamo una famiglia enorme di derivate. Perché? Perché adesso, prima di tutto, cerchiamo di capire cosa succede quando facciamo la derivata di una... Adesso cambio penna, perché prima avevo i mattoncini Lego, adesso invece ho le regole con cui costruiamo, con cui manipoliamo questi mattoncini Lego. E la prima è: qual è la derivata di una somma di funzioni? Allora, lo so che lo sapete, ma questo mi permette di ripassare ancora un po' quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ok, quindi portate un po' di pazienza, mi volete bene lo stesso, e anche no, ma non importa, ma mi permettete di esplicitare questa cosa qui. Allora, cosa vuol dire? Cosa vuol dire questa cosa qui? Vuol dire che stiamo facendo il limite. Allora, la funzione in questo caso di cui stiamo calcolando la derivata è la somma di due funzioni. Quindi limite per h che tende a 0 di f di x più h più g di x più h. Guardate, questa è la funzione di cui stiamo calcolando la derivata e questa è la funzione calcolata nel punto x più h, ok? Sto calcolando il rapporto incrementale della somma di due funzioni, meno f di x più g di x, tutto fratto h. Lo riconoscete, ragazzi? È il rapporto incrementale. La funzione calcolata in x più h meno la funzione calcolata in x, tutto fratto h. Ma in questo caso possiamo utilizzare la limite per h che tende a 0, posso in qualche modo utilizzare la proprietà commutativa della somma, e cioè scambiare tra loro gli addendi. Ottengo questo: f di x più h meno f di x tutto fratto h più g di x più h meno g di x tutto fratto h. Mi avete capito? Guardate, ho messo assieme questo e questo nella prima parte, questo
e questo nella seconda parte. Adesso, se le due funzioni sono derivabili nel punto x, allora dalla prima cosa ottengo? Cioè tu, il primo limite, questo è il limite di una somma. Il limite di una somma è la somma dei limiti, giusto? Allora, dal primo limite, se i limiti esistono finiti, il primo limite qui, quanto ci dà? Quanto ci dà? F' di x, corretto? Derivata di f di x, f, a patto che la funzione sia derivabile. F' di x più g' di x. Quindi abbiamo appena dimostrato cosa? Che la derivata di una somma è la somma delle derivate a patto che le funzioni addendo siano delle funzioni derivabili. E cioè, se esistono questi due limiti qui, allora esisterà anche il limite della somma e la somma e esisterà il limite della il limite della somma e coincidono tra loro. Ok? Quindi, la prima regola fondamentale. È la seguente: la derivata di una somma è la somma delle derivate. E se per caso ci scappa dentro un meno qui, se ne frega, giusto? Nel senso che ci mettiamo un meno, guardate, qui e qui, e questo non fa altro che raccogliere il meno, perché vedete che trovo i segni opposti, meno, e qui troverei il più. Quindi raccolgo un meno e un meno dall'altra parte. Non me lo faccio, questo no, perché questo sarebbe una perdita di tempo. Quindi, limite della somma o di una differenza è la derivata della somma o una differenza in funzione è la derivata della prima più o meno la derivata della seconda. E qui ci siamo. Abbiamo sfruttato in modo importante cosa? La, se volete, linearità del limite. Il limite di una somma è la somma dei limiti, a patto che i limiti esistano finiti. Algebra dei limiti finiti, vi ricordate? Abbiamo fatto una slide completa su questa cosa qui. Allora, somma e sottrazione fatte. Qua ci manca? Moltiplicazione. Allora, quando uno vede questa cosa qui, prende coraggio e dice, ok, vabbè, allora, il limite, la derivata del prodotto cosa sarà? Il, se la derivata di una somma è la somma delle derivate, la derivata di un prodotto sarà il prodotto delle derivate. Ma come vi ho sempre detto, la vita è triste e quindi non va così. E quindi dobbiamo, però capiamolo perché, ok? Perché adesso va bene che lo buttate a ridere, però a uno deve venire un po' un se non altro un minimo di curiosità, ma ne può fregare meno. Ma se qua ho utilizzato il fatto che il limite di una somma è la somma dei limiti e adesso di nuovo ho il limite, ok? Perché di nuovo non funziona? Cioè, mi avete seguito? Cos'è la derivata? Il limite della quota incrementale, giusto? E com'è che ho fatto a dire che il limite di una somma di funzioni, la derivata di una somma di funzioni è la derivata, la somma delle derivate? E ho detto che il limite di una somma è la somma dei limiti. Ok? Adesso perché non funziona più? Beh, non funziona più perché non è tanto il limite che si comporta male, ma a comportarsi male questa volta è il rapporto incrementale. Provo a spiegarvelo. Allora, guardate, cerco di utilizzare la stessa notazione di prima. Prima ho identificato questa come la funzione e voglio scrivere il rapporto incrementale, limite per h che tende a 0 di che cosa? Adesso la funzione, che è questa, calcolata dove? Calcolata in 0, calcolata in, dai, in x più h, giusto? Ci siete, ragazzi? E cioè, la parte incrementale è la funzione calcolata in x più h meno la funzione calcolata in x fratto h. Se la funzione è un prodotto, il prodotto calcolato, ma tutte e due in x più h,
quindi f di x più h per g di x più h. Ci siete, ragazzi? Meno f di x, g di x, tutto fratto h. E qui a uno viene un po' di tristezza, perché dice: ma porca miseria, ma che razza di casino, non è facile. Okay. Vedete che non posso, qui si vede la differenza, non posso come prima spezzare due pezzettini, mettere un punto uno da una parte e uno dall'altra, perché la moltiplicazione li ha in qualche modo legati tra loro. Okay. Ecco perché non posso mica fare il giochetto di prima, perché non posso rispostarmi come voglio io. Nella somma potevo rispostarmela, ma nel prodotto no. Però qui c'è un trucco famelico che ci permette di risolvere il problema. Limite per h che tende a 0. Allora, occhio, cosa faccio? E questi sono i matematici, siamo così tremendi da inventarci sta roba strana. Cos'è che ho fatto? Ho aggiunto quanto? 0. Ok? Ho aggiunto 0, però uno 0 scritto in modo astuto. Lo vedete? Perché ho aggiunto 0? Perché ho aggiunto e tolto meno f di x g di x più h più f di x di x più h. Sopra e sotto, cambia niente. Assolutamente. Tuttavia, guardate cosa succede. Limite per h che tende a 0. Adesso, dalle prime due, raccolgo g di x più h e ottengo più, rompo già i limiti, e adesso dal terzo al quarto raccolgo questa volta invece f di x. Adesso mi serve che mi diate una mano voi. Perché? Perché vediamo un attimo. Allora, intanto abbiamo due limiti, ok? Ho già rotto i due limiti, sperando che i due limiti siano finiti. Il limite, considero il primo limite e considero il primo fattore. Questo tende a... Cosa? Quello lì, senza questo pezzettino qua. F' di x, a patto che, voglio le ipotesi, sono quelle che mi interessano, a patto che f sia derivabile in quel punto, sono d'accordo con voi. Quindi qui questa mi dà f' di x, a patto che f sia derivabile. Questa cosa qui, per h che tende a 0, cosa fa? Dove va? Va g di x, perché va g di x? E qui adesso va g di x, la volete, ditemelo un po' più, in qualche modo. Bravissimo, sto ipotizzando che g di x sia continua nel punto, e quindi se g di x è continua, questo tende a g di x, ok? Adesso avete capito? Qui non mi serve. Questo potrei tranquillamente portarlo fuori perché non dipende da h, la costante, quindi il limite di questo è lui, e dall'altra parte è g'. E ci compare la formula di derivazione per il prodotto di funzioni, e cioè la derivata della prima per la seconda non derivata più la prima per la derivata della seconda, che adesso vi scrivo bene là in cima. E cioè la derivata della prima per la seconda non derivata più la prima per la derivata della seconda. Ragazzi, mi avete seguito là in fondo? Tutto a posto? Allora, somma e sottrazione.
prodotto, ci manca rapporto e cosa più difficile, composizione di funzioni. Ok, la composizione di funzioni è quella più tosta di tutti. Il rapporto invece è abbastanza facile. Adesso questo non me lo ricordo bene, quindi mi aiutate, va bene? Cioè vi ricordo la formula, ma è una dimostrazione, ma voi lo sapete e quindi me la ricordate. Allora, sempre solito trucco malefico, no? Questo qua mi è venuto in mente, deve essere più facile di l'altro. Naturalmente, ragazzi, uno deve sapere, per fare quelle aggiunte, quello che ho fatto prima, aggiungere e togliere, deve sapere dove vuole arrivare. Ok? Se vi ricordate dove volete arrivare, non potete non saperla. Però mi interessa che qualcuno di voi mi dica come è fatto il rapporto incrementale per il quoziente. Dai. Aspetta, allora, il rapporto incrementale, limite per h che tende a 0 di... Di cosa? Adesso, questa funzione, però, calcolata in x più h, sia sopra che sotto, ok? E quindi ho f di x più h fratto g di x più h, meno f di x fratto g di x, tutto fratto h. Guardate che non è difficile, ragazzi, lo vedete, no? Sono proprio, sto continuando a riutilizzare la definizione che abbiamo visto mercoledì della settimana scorsa, la definizione di rapporto incrementale. La utilizzo questa volta non più su una funzione, ma su un quoziente, un prodotto, una addizione, una sottrazione di due funzioni. Questo qua fa un po' schifo vista così, tuttavia noi possiamo fare un bel minimo comune denominatore a numeratore, quindi aspetta che faccio le cose fatte bene, zac, metto un h quadrante qua sotto e sotto qua faccio g di x più h g di x e qua mi viene f di x più h g di x, l'ho sentito, una ragazza me l'ha detto, meno f di x che moltiplica, che bene che vi voglio. Ci siete ragazzi? Tutto bene? Torna? Allora, attenti. Voi, io sono sicuro che voi sapete già qual è il risultato. Quindi adesso dovete dirmi cosa aggiungiamo lì in mezzo. Dai, con qualche eroe pubblica. Anzi, chi mi dice cosa devo aggiungere, a qua devo aggiungere e togliere. Chi me lo dice si guadagna questa caramella. Buonissimo, si era accampato nel mio zaino, specialmente proprio le miele, con questa potete cantare. Cosa devo aggiungere? Dimmi? No, aggiungo qua, oh, aggiungo qua in mezzo, qua, devo aggiungere qualcosa, che si guadagna la caramella proprio le miele. F di x più h. No, devo aggiungere e togliere? E questa ti metterebbe una lenciata di... Dai! Quella che deve venire? Lo sapete cosa deve venire? Guardate qua! Ragazzi, attenti! Io so... Dai, voglio mettere la compagna questa cosa. Allora, voi sapete che deve venire? Derivata di quello sopra, ma quello sotto non derivato, giusto? Quindi, perché la prima cosa che devo aggiungere qua perché diventi la derivata di quello sopra non derivato? Meno f di x? La caramella. Eh sì, è proprio lui. Guardate, Boni, f di x più h g di x meno f di x g di x più f di x g di x, perché deve venire 0, ok? Quindi non posso, meno
f di x g di x più h, tutto fratto g x più h g di x, tutto fratto h. Adesso con tranquillità sposto tutto da sopra, così ci vedono anche in fondo, e raccolgo g di x da questi due, raccolgo f di x da questi due, anzi meno f di x raccolgo, ed ecco perché viene fuori meno quel vigliacolo in cima, e quindi otteniamo il limite per h che tende a 0 di, attenti, adesso f di x più h meno f di x, tutto che moltiplica g di x. Meno f di x che moltiplica g di x più h meno g di x. Ci siete? Tutto fratto g di x più h g di x. Adesso sarebbe tutto, vedete? Allora, tutto questo sarebbe fratto h, ok? Tutto fratto h, quindi in realtà, se osservate, questo h qui lo posso mettere al denominatore qui, perché sarebbe per 1 su h, ok? Sarebbe per 1 su positivo, per 1 su h, ok? Adesso mi permettete di fare il prodotto di questo 1 su h nel primo e nel secondo, solo per risparmiarvi un passaggio che sono stancati inutilmente, e quindi ottengo immediatamente limite per h che tende a 0 di f di x più h meno f di x fratto h per g di x, meno f di x g di x più h meno g di x fratto h, tutto fratto però g di x più h per g di x. Lì non si leggerà una mazza, ma adesso voi mi dite cosa fare. Dai! Allora, mi avete seguito? Sì, g di x più h meno g di x, ho scritto male. Ragazzi, torna! Chiari i passaggi che ho fatto? Ok, algebra, sopra. Adesso, questo animale qua cosa fa? Questo animale qua fa f primo di x. Questo altro animale qua cosa fa? G primo di x. Questo animale qua sotto? Per h che tende a 0? Gx per gx, cioè g quadro x. Ma guarda, è quella di prima. Attenzione, no, aspetta che vi lascio là un attimo che faccio dei conti. Ci sono, arrivo, dimmi tutto. Sì? Era, guarda, ho fatto i passaggi troppo veloce. Allora, attento, non farmi... No. Allora, aspetta che... Allora, guarda, attento. Bisogna stare attento, questa è la linea di frazione principale, ok? Perché, io ho cercato di farla sempre più lunga. Se guardi, in un impeto qua, ho sempre cercato di farla più lunga per dire, è quella lì la linea di frazione principale. E infatti questo h qui in realtà sarebbe per 1 su h, e quindi potrei metterlo qui sotto di h, ok? E quindi potrei metterlo qui sotto, e quindi potrei distribuirlo nelle due. Ho cercato di fare la linea più lunga, forse non ci sono riuscito. Vi torna? Qualche altra domanda?
La cosa importante che voi dovete ricordare è che la derivata del primo, la derivata di un quoziente, la derivata del numeratore per il denominatore non derivato, meno, ok, il numeratore per la derivata del denominatore, tutto fratto, denominatore al quadrato. Quindi, abbiamo fatto, e allora intanto ve la riscrivo di così. Sono abbastanza convinto che queste cose le sapevate già, forse non avete visto le dimostrazioni superiori, però a me interessa che le abbiate viste almeno una volta, perché così uno, secondo me, si rende conto da dove nascono i pezzi, secondo me è più facile che uno si ricordi. Poi, metto qua tutto. Riquadriamo pure questa. E quindi, ragazzi, somma, sottrazione, ok? Moltiplicazione, divisione. Adesso arriva quella difficile, e cioè la derivata di f di g di x. E questa è sicuramente, in inglese chiamo la regola della catena, che è il chain rule, ed è derivata di funzione composta, ed è sicuramente quella più complessa. Di questa non vi faccio la dimostrazione completa, ok, come prima, perché è un po' più incasinata, voglio solo farvi vedere da dove arriva in qualche modo, ok? Cercare di spiegarvi perché. Intanto, attenti, è più difficile secondo me per due motivi questa, è intrinsecamente più difficile per due motivi. Il primo motivo è che per scriverla, semplicemente per scriverla quella lì, devo cambiare la notazione. Attenti, vedete che adesso ho usato quella di lì. Io preferisco quella di lì, perché è capito come un operatore che mi prende una funzione, me la ammazza e me ne butta fuori l'altra. Ok? Quindi mi piace di più quel di che non è per primo. Però adesso sono costretto per scrivermi la formula, adesso me la scrivo prima, non ve la dimostro, me la scrivo prima. Sono costretto a cambiare notazione e dirvi: la derivata di una funzione composta è la derivata della funzione più esterna calcolata nella funzione più interna non derivata per la derivata fatta rispetto a x della funzione più interna. Questa è abbastanza incasinata, soprattutto per uno che vede le derivate la prima volta, non penso sia il vostro caso, ma questa è quella che di solito mette più in crisi. Perché mette più in crisi? Perché vedete, allora, uno, sicuramente io sono convinto che questo non vi crea problemi, perché avete la funzione più interna e dovete andare a derivarla. Quindi qua non c'è niente, non c'è nessun problema. Il problema è questa schifo qui, è quella f' lì, che devo calcolare la f pensando che sia una funzione di x e poi calcolarla in g di x. Allora, vediamo un attimo perché intanto, ok? Allora, solo abbozzo, mentre prima erano dimostrazioni vere e proprie, questo solo abbozzo della dimostrazione. Tentativo di convincervi che qui c'è qualcosa di diverso. Guardate, allora, come al solito, limite per h che tende a 0 di f di g di x più h, boni, meno f di g di x, tutto fratto h. La funzione è questa, quindi devo calcolarla in g di x più h. Adesso qui, limite per h che tende a 0 di f di g di x più h meno g di x, scusate, f di g di x più h meno f g di x. Attenti che faccio una cosa strana, e sotto adesso scrivo g x più h
meno gx per g x più h meno gx, tutto fratto h. Ho semplicemente fatto un trucco come prima. Se osservate, questi due animali si semplificano, ok, sono la stessa cosa scritta sopra e sotto. Ma io non voglio semplificarli, voglio lasciarmi di lì e mi accorgo che sicuramente questo pezzo qui tende a g primo di x, e questo non potete non vederlo, e corrisponde a questo pezzo qui nella formula, ok? L'altro, vedete che è una cosa strana, l'altro è una cosa strana, perché? Perché è una cosa strana? Perché è una forma indeterminata 0 su 0, quindi è un qualcosa, vedete? G di x per x che tende a 0, questo va a 0, e questo va a g di x meno g di x, e questo va a g f di g di x meno f di g di x, quindi 0 su 0 quello lì. Okay. Quello che si può dimostrare, non ho intenzione di farlo, okay, è che questo oggetto qui, però guardate ragazzi, un po' si vede, vedete che ho sopra la f calcolata in un pezzo meno la f ferma, la f, e qua sotto ho esattamente l'incremento, la differenza tra i due. Ok? Quindi questo oggetto qui si può dimostrare che fa f di g, f primo di g di x, che è quello che ci mancava là in cima. Ok, questo vi metto un punto di domanda perché non ve l'ho dimostrato, ok, ma mi interessava farvi notare qual era la criticità, far venire questo oggetto qui, da questo oggetto qui, la derivata di f di g. Ok, questo non mi interessa che lo sappiate, ma mi interessa cercare di, cioè, mi interessava cercare di farmi vedere, lo in qualche modo dall'inizio di questa giornata qui, farvi vedere che le formule che conoscete sulla derivata non vengono dal cielo, ma vengono dal rapporto incrementale, dal limite del rapporto incrementale, la cosa che mi interessa di più. E cioè, non è che c'è il limite del rapporto incrementale in un modo e le formule di derivazione dell'altro, sono la stessa cosa, ok? Le formule di derivazione semplicemente semplificano il calcolo dei limiti. Abbiamo detto il limite è una cosa complicata, ci fanno, sono oggetti da trattare con prudenza, quindi più riusciamo ad automatizzare il processo di calcolo dei limiti, meglio è. Sono riuscito più o meno a darvi un'idea? Questo non ve lo faccio, non mi interessa, ok? Ma mi interessa un'altra cosa. Mi interessa che adesso sappiamo rispondere a un quesito sull'universo, e cioè, vi ricordate la nostra funzione, la nostra magica funzione, logaritmo di x meno 1 fatto x meno 2, che voi volevate disegnare diritta e io ci volevo disegnare con tutte quelle massime e minimi, non me ne comprate meno in A. Allora ve la ridimostro, ve la ridisegno. Va bene che il mondo è triste e che è lunedì mattina, ma mi sembrate un po' mortarelli. Vi ricordate? È sempre la stessa, che voi volete disegnare tutta quanta che scende così e io invece voglio disegnare la curva. Beh, possiamo andare a vedere la derivata. Abbiamo detto, la derivata cos'è? Il limite del rapporto incrementale. Qual è il limite del rapporto incrementale? È il coefficiente angolare della tangente. Ok? Quindi, derivata, limite del rapporto incrementale, coefficiente angolare della tangente. Quindi, se il coefficiente angolare della tangente, se è positivo cresce, se è negativo cresce. Subito? Facciamoci la derivata. Ma questa vigliacca immediatamente ci fa prendere paura, perché? Perché? Perché voi non avete dormito questa notte, la notte scorsa, adesso ho capito perché. Perché? Avete detto, la derivata delle potenze l'abbiamo fatta, giusto? La derivata dell'esponenziale l'abbiamo fatta, ma non avete dormito perché non sapevate qual era la derivata del... Adesso mi sono dato conto che non so se non avete dormito perché mi mancava la derivata del logaritmo. Ho capito. Devo farla. Non possiamo partire, giusto? Non possiamo partire. Ci siete? Perché? Io e tu? Perché non posso partire qua?
perché dovrei fare la derivata del logaritmo calcolata in g di x. Questa è una funzione di funzione. Beh, ma la derivata del logaritmo l'ho lasciata apposta adesso. Perché l'ho lasciata apposta adesso? Perché adesso abbiamo tutti gli strumenti per calcolarcela senza difficoltà. Ci credete? Boh, vediamo. Allora, e al logaritmo di x, quanto fa? Quanto fa e al logaritmo di x? Oh, fa x, giusto? Tutti d'accordo? Qual è l'esponente che devo dare ad e per ottenere x? Se elevo ad e all'esponente che devo dare ad e per ottenere x, trovo x. Stimare enigmistica. Oppure, semplicemente, la funzione logaritmo cos'è? L'inverso della funzione esponenziale. Quale sarebbe l'altro animale? Logaritmo di e alla x uguale a x. Perché? Perché se prendo il logaritmo dice qual è l'esponente che devo dare ad e per ottenere la x? X. Ci siete? Ok, quindi quelle due lì sono funzioni uguali. Siete d'accordo con me? Quelle sono funzioni uguali. Perfetto, ci prendiamo la prima. La prima? La prima mi dice che per ogni x appartenente a 0 più infinito, se io scrivo e al logaritmo di x oppure scrivo x, è la stessa cosa. Ma allora io mi permetto adesso di derivare da una parte e dall'altra. Se le funzioni sono uguali, se le funzioni sono uguali, le derivate devono essere uguali. Ci siete? Allora, prendiamo coraggio con quella facile. Quanto fa la derivata di x? Bravo, qua mi date soddisfazione. Quanto fa la derivata di e al logaritmo di x? È la derivata di una funzione di funzione, giusto? Non ho visto, l'ho detto. Quindi devo fare, piano un attimo, la derivata della funzione esponenziale che fa mx calcolata in dove? Nel logaritmo, qualcuno mi sta seguendo, e al logaritmo di x per però cosa? Per? Ma mi sembra, ma guarda, con due che mi seguono su 150 è meglio che torno indietro e provo a rispiegarla sta formula. Ok, certo che è così, perché la derivata della funzione più esterna per calcolata nella funzione più interna per la derivata della funzione più interna. Provo a spiegarla meglio, ragazzi. Non ho capito se vi state annoiando perché le sapete già o se oppure se non capite una mazza. Dai, provo a rispiegarvela. Fermi, Boni. Allora, guardate qua. Allora, scriviamoci la schifezza qua. Derivata di f di g di x uguale a f primo di g di x g primo di x. Ok, ho derivata di g di x, perché non cambio di nuovo notazione che sennò mi ammazzate. Scrivo meglio, ho capito, termini f primo di g di x per derivata fatta rispetto a x di g di x. Adesso confrontiamo. Chi è che è f di x e chi è g di x? Prendiamo da g di x, così prendiamo coraggio. Chi è g di x per noi qua? Qua abbiamo capito tutti. Chi è che è invece f di x?
è la X, lo vedono tutti? È la X, perché? Perché la F cosa che fa? Prende la, il suo argomento e ci applica la E, lo sbatte in alto in cima, ok? Quindi, guardate cosa ci serve per la formula, mi serve F'. Ma chi è F'? Se abbiamo detto che questa è F' di X, è la X. Tutto bene? Benissimo. Adesso, cosa sarà allora questa derivata qua? Sarà F', ma non calcolate in X, ma in G di X. Quindi è al logaritmo di X. Per la derivata fatta rispetto a X di logaritmo di X. Ci siete? Che è esattamente quello che vi ho scritto qua. Vedete? Adesso, la funzione esponenziale ha come immagine, vengo di notte per dirlo, sveglio, funzione esponenziale 0, escluso più infinito, escluso. Quindi, posso tranquillamente dividere da una parte e dall'altra per e alla logaritmo di x. Questo cosa fa? Dai, un momento di gioia, questo corso triste. Cosa fa? 1 fratto e logaritmo di x. 1 fratto x, ok, è esattamente la derivata del logaritmo. Momento di gioia. Sento che la faccetta è contenta. Ok? Ragazzi, ci siete? Beh, intanto ci siamo. Abbiamo aggiunto alle nostre funzioni elementari un'altra funzione di cui sappiamo fare la derivata, cioè il logaritmo. Quella che vi aveva intristito il fine settimana, non facendovi dormire. Adesso potete dormire, sonni tranquilli, perché anche la funzione del logaritmo ha la sua derivata. Ci siamo? Ma allora, adesso abbiamo tutte le armi e tutti gli strumenti per affrontare il problema complesso, e cioè chi è la derivata del logaritmo di x meno 1 fratto x meno 2. Pronti? Ci siamo? Allora, cominciamo con calma, e cioè pensiamo che questa sia f di g. Chi è che è f di x? Chi è g di x? Partite da g di x. G di x chi è? X meno 1 fratto x meno 2. E invece f di x chi è? Il logaritmo di x. A me serve la derivata di questa, quindi che sarà f' di x? Abbiamo appena detto 1 su x. Quindi, il primo passaggio qui, che è quello difficile, l'abbiamo fatto. Perché? Devo scrivere 1 fratto, non x però, ma g di x. Ok? 1 fratto x meno 1 fratto x meno 2 per la derivata fatta rispetto a x di x meno 1 fratto x meno 2. Vi lascio un attimo di tempo per pensarci e poi per dirvi che siete più contenti. Ritorna? Ragazzi, ritorna? Quindi ho preso la funzione, ok? Che era logaritmo, la sua derivata è 1 su x. Adesso non devo derivarla su, non devo calcolarla su 1 su x, ma su 1 su g di x. Quindi 1 fratto x meno 1 fratto x meno 2 per la derivata dell'argomento. Adesso guarda, l'argomento è facile, perché l'argomento è una fratta, ok? Quindi Abbiamo 1 fratto x meno 1 fratto x meno 2. Spostiamo in alto così anche in fondo. Per. Adesso, derivata di un quoziente. Com'era? Intanto, denominatore alla seconda.
che non ci sbagliamo più. Poi era derivata del numeratore. Perfetto. Quanto fa la derivata di x meno 1? 1 perché? Perché sarebbe la derivata di x meno la derivata di 1, la derivata di una differenza, ma la derivata di una costante fa 0, la derivata di x fa 1. Ok? Formulette elementari. Quindi 1 per x meno 2 meno il primo x meno 1 per la derivata del denominatore che fa? Ancora 1, bravissimi. Quindi 1 fratto x meno 1 fratto x meno 2 per x meno 2 meno x più 1 tutto fratto x meno 2 quadro. Adesso questi due animali si semplificano tra loro e qui al numeratore mi viene un bel meno 1. E quello che vi chiediamo all'esame è esattamente di dire se questa funzione è crescente o decrescente. Ok? Trovare gli intervalli, dimmi, di trovare gli intervalli nel dominio in cui la funzione è crescente o decrescente. Tradotto, trova gli intervalli nel dominio in cui la funzione, la derivata prima è maggiore o uguale a 0, minore o uguale a 0. Tradotto, ci sarà prima da derivare e poi, anzi, ci sarà prima da calcolare il dominio, poi da derivare e poi da risolvere una disequazione derivata prima maggiore o uguale a 0 e intersecare i risultati con il dominio. Ok, perché? Perché la funzione non può essere crescente o essere decrescente in un punto in cui non c'è la funzione e quindi non è definita la funzione. E attenti cosa può succedere e porta. Allora, guardate, attenti, gioventù, ascoltate. Io non voglio fare tanti conti qua. E si vede ad occhio che questo oggetto qua è sempre minore di zero. Perché? Non faccio conti, neanche uno. Perché? Perché questo, beh, qua c'è il meno, no? Però questo potrebbe avere quello che vuoi. Tuttavia, cos'è questo? Cos'è questo qua? Cos'è? Devo farlo diventare più piccolo, cos'è? Quindi, quello lì è maggiore aspetto di zero. Tutti d'accordo? X meno 2 quadro, cos'è? Maggiore di 0, più, per più mi dà più, per meno mi dà meno, minore di 0. Ok? Quindi, cos'è che possiamo dire? Che la nostra funzione è come? Decrescente in tutti i punti del dominio. Ok? E quindi abbiamo appena escluso quello che io facevo così e che mi aveva fatto incazzare. Ok? Adesso avete ragione di tirarmi qualcosa, non fatelo se vi è possibile, ma questa è la struttura giusta. Mi avete seguito, ragazzi? Chiaro? Allora, sono sicuro che qualcuno di voi ha visto le formule, questa formula qui specificata, e cioè la vista scritta consumando carta e penna a dismisura per funzioni f specificate. Faccio un esempio. Io sono convinto che molti di voi non l'hanno studiata così questa. Hanno consumato tutte le riserve dell'universo, ma l'hanno scritta così. Vediamo se indovino giusto. Allora, avete scritto una cosa di questo tipo. Derivata fatta rispetto a x di g di x alla n. Vero o no? Sì? Sì o no? Nessuno l'ha vista così. Oppure un'altra possibilità che abbiate visto, derivata fatta rispetto a x di radice quadrata
di GDX. Oppure, altra, derivata fatta rispetto a X di E alla G di X. Vi faccio l'ultima, derivata fatta rispetto a X di logaritmo di G di X. Ve le faccio naturalmente, ragazzi, ve le facciamo tutte come esercizio, ok? Perché? Guardate, guardate cosa ho fatto. Ho specificato per 4 volte che è la funzione f. Questo può essere d'aiuto perché vi permette di utilizzare la formula direttamente sulla funzione su cui lavorate. Ok? Quindi, ad esempio, quanto farà questa? N g di x alla n meno 1 per la derivata fatta rispetto a x di g di x. Ok, abbiamo consumato tutte le risorse della terra, perché naturalmente, ragazzi, è tutto compreso in questa magica formula qui. Ok, è questa in cui però abbiamo specificato che la f di x è x alla n. Ci siete? Bene, facciamoci un esempio. Facciamoci un esempio. Chi fa la derivata? Chi è la derivata fatta rispetto a x di x alla terza più 1 alla terza? Allora, se uno vuole diventare matto, si apre il monomio e si ottiene un'espressione grande così. Se invece uno è un po' più astuto, cosa fa? Se uno è un po' più astuto, cosa potrebbe fare? Intanto te l'attento, ma dopo, come seconda possibilità, cosa dovrebbe fare? 3. Allora, il 3, vedete ragazzi, questo 3 qui lo portiamo davanti. 3 per... Cosa faccio? X alla terza più 1 alla seconda per la derivata fatta rispetto a X di... Facile? E quindi 3 che moltiplica X alla terza più 1 alla seconda per 3X alla seconda. Ok? Chiaro ragazzi? E quindi abbiamo un modo per specificare quella funzione lì. Guardate che sono sicuro che qualcuno di voi è superiore a questo così. Probabilità 1. Poi, questa ce la scriviamo così. G di x alla 1/2. E quindi, cosa otteniamo? 1/2 g di x alla meno 1/2, perché sarebbe 1/2 meno 1 per la derivata fatta rispetto a x di g di x. Tutto bene? Quindi 1/2 sotto g di x alla 1/2 derivata fatta rispetto a x di g di x, e cioè 1 fratto 2 radice di g di x per derivata fatta rispetto a x di g di x. Vedete, anche in questo caso ho preso, specificato la funzione f, che in questo caso è una radice quadrata, e l'ho applicata alla funzione più esterna, e quindi mi sono costruito una formuletta che vale sempre, che mi permette di calcolare la derivata di la radice di una funzione. Io so che la derivata della radice di x fa 1 fratto 2 radice di x, mentre io ho la derivata di radice di qualcosa, ok? E quindi la formula mi dice di fare 1 fratto 2 radice di quel qualcosa per la derivata di quel qualcosa. Facilissima questa. Cos'è? L'abbiamo usata anche prima, se ci pensate.
e la g di x per la derivata fatta rispetto a x di g di x. Esempio? Certo. Calcolare gli intervalli, esercizio da compito, calcolare gli intervalli in cui calcolare i sottoinsiemi del dominio in cui la seguente funzione è è crescente. Calcolare i sottoinsiemi del dominio in cui la seguente funzione è crescente. Ok, quindi immediatamente osservo che il dominio di e alla x meno 1 fratto x è quanto? Che dominio? Me lo dite bene? Meno infinito 0 unito 0 più infinito, che scriverei in Moodle come meno inf virgola 0 unito 0 virgola più inf. Una volta che mi sono calcolato il dominio, prendo la mia funzione e la derivo. Ottengo, formuletta sopra, e alla x meno 1 fratto x che moltiplica la derivata fatta rispetto a x di x meno 1 fratto x. Gioventù, tutto bene? Quindi, e alla x meno 1 fratto x che moltiplica quadratone sotto, derivata del numeratore che fa 1 per il denominatore non derivato x, meno tutto il numeratore x meno 1 per la derivata del denominatore 1. Morale della favola? Questo fa e x meno 1 fratto x per questi due animali vanno via. E questo mi viene 1 fratto x quadro. Risolverla. Però l'x appartiene al dominio. Ok, quindi in questo caso il risultato è meno infinito 0 unito 0 più infinito. Mi avete seguito? Attenti che se qui uno scrive per ogni x, quindi r, sbaglia. Perché? Perché nello 0 non c'è la funzione, non fai se c'è la derivata. Ok? Ecco perché è fondamentale andare a calcolare il dominio della funzione e intersecare il dominio della funzione con il risultato. Mi avete seguito? Sufficientemente chiaro? Ritorna ragazzi di fondo. Torna. Se avete dubbi ci sono. Chiaro per tutti? C'è un gruppetto là da tipo calcistico. Ritorna? Santi di lunedì. Forse che sei lunedì. Fai casino che sono di lunedì. Allora, ragazzi, ritorna? Ritorna? Oh, tifo! Ritorna? Posto. Altra. Derivata del logaritmo di g di x, questo 1 fratto g di x per la derivata fatta rispetto a x di g di x. Ok, perché la derivata del logaritmo è 1 fratto x, ok, 1 fratto, quindi calcolo la derivata nel calcolo la derivata del logaritmo che fa 1 su x in g di x, quindi 1 su g di x per la derivata di g di x. Facciamoci un altro esempio. Qui adesso non so se può venire. Se me lo sto inventando, quindi quando invento di solito per la legge di Murphy succede qualcosa di brutto, però proviamo. Calcolare
Esercizio da compito, non so se venga, forse sì, boh, non lo so. Calcolare. Viene forse. Calcolare gli intervalli del dominio in cui la funzione è crescente. Che faccio? Allora, prima calcolo il dominio. Per non sapere né leggere né scrivere, dominio di f uguale. Cosa devo imporre? X maggiore o uguale a 0 per l'esistenza della radice e radice di x maggiore di 0 per l'argomento per l'esistenza del logaritmo. Tutto insieme mi danno x maggiore stretto di 0, quindi 0, virgola più infinito, che in Moodle scrivo 0, virgola più inf, senza spazi, con il segno più e con la virgola. Adesso sono pronto e vado a fare la derivata. Chi è la derivata di quello schifo lì? Proviamo. F' di x uguale. Allora, 1 su radice di x per la derivata fatta rispetto a x. Radice di x, ci siete? Ragazzi, ci siamo? Quindi, uguale 1 fratto radice di x per 1 fratto 2 radice di x. E quindi? L'ho chiusa. Non so. Sì, dai, fa forte. Vai in palestra tutti i giorni, dai, zio Canarì. Se rientra mi picchia. Allora, quindi, vi torno ragazzi. Attenti adesso. Allora, quindi, concludiamo l'esercizio. Questa funzione è crescente in 0 più infinito, invece è decrescente in meno infinito 0, giusto? No. Daniele, grazie mille. Daniele è stato, no? No! Non è decrescente! Occhio! Non è decrescente! Questo era quello che cercavo di raccontarvi prima, perché a volte si prendono delle... No, non è che decrescente in meno infinito zero. In meno infinito zero non esiste. La derivata, per come l'abbiamo costruita, e qui ho fatto un passaggio ardito anche, perché avrei dovuto mettere... valore assoluto di x, radice per radice avrei dovuto mettere valore assoluto, ma anche se non fosse, vedete, io devo considerarla qui dentro, e qui dentro la funzione è sempre crescente, quindi risultato 0, più inf, lo scrivo già con Moodle. Adesso ho fatto due esempi e non vorrei che da questi due esempi voi poteste dedurre che tutte le funzioni sono crescenti. È vero, ok, sono tutte e due così, ma mi raccomando, non pensiate che scrivo una funzione e diviene positiva. Allora, ragazzi, mi faccio ripasso e ci tengo a precisare una cosa. Mi raccomando, qui dentro ci sono già tutte le, ok? Qui dentro ci sono già tutte le derivate. Quello che abbiamo costruito nelle formule che ho fatto in rosso, altro non sono che un modo per specificare le derivate la funzione f nei quattro casi che ho ritenuto più semplici. Va bene per tutti? Ci siamo? Beh, direi che possiamo dare per fatto, anche senza nessun problema, l'esercizio sulle derivate. Perché nell'esercizio sulle derivate, quella formula, allora, devo un po' mettere stanco.
fatto tanta roba. Allora, ci siete comunque, mi avete seguito, derivate di pezzettini elementari, formule di derivazione dall'altra parte, ok? Adesso le abbiamo messe insieme, li facciamo lavorare e calcoliamo fondamentalmente la derivata di qualsiasi funzione. Nell'esame cosa le chiediamo? Le chiediamo? Chiediamo una funzione, occhio che è una funzione che non c'entra niente con quelle di prima, quindi è solo per l'esercizio lì, gli chiediamo, dimmi dove quella funzione è crescente, ok? Quindi ci interessa dove la funzione c'è e è crescente, quindi dominio, e quindi una disequazione fondamentalmente, derivata prima, un'altra disequazione, e tra i due risultati cosa facciamo? Unione e intersezione. Intersezione, ok? Tra le due. Siete? Ok, allora prima che vadano via, vi ho già scritto, mi raccomando, no, due secondi solo, vi ho già scritto, domani FO faccio lezione alle 30, ok, mezzogiorno e 30 e non mezzogiorno e 45. È morto, potete andare, perché è morto, lui è morto. Ci siamo giocati. Sono brutte cose, però. Boni, ve lo siete segnato? Poi vi mando un email, poi vi spedisco la vostra parte in cui vi ricordo, ok? Ma domani mezzogiorno e 30, non mezzogiorno e 45 FO. Mentre gli FO riprodotti, i siete infiltrati mezzogiorno e 45 e 14:45, ok? Anche questo ve lo rispedisco, ve lo rimando. 56, mi lascio andare. Guardate che mi... Ciao. Ciao ragazzi. Sì? Io ho provato ad accedere al gruppo di WhatsApp. Sì? Però mi dice che lo spazio è esaurito. Che lo spazio è esaurito? Sì. Ho paura di sì, però io abbiamo già provato che se mi dai il numero di cellulare, mi dai il nome. Io... Allora, Lea Ferrari. Lea? Sì, Ferrari.